Anche a Palermo questa mattina, manifestazione della CGIL a sostegno delle proprie rivendicazioni sulla previdenza. Al comune di Gela è stato pubblicato l'avviso per la costituzione della consulta giovanile. Ieri sera in piazza Castelnuovo a Palermo sono state accese le luci dell'albero dei desideri. A voi tutti benvenuti per una nuova edizione di Media News, appuntamento di sabato 2 dicembre. Diamo lettura della prima notizia. Anche a Palermo questa mattina manifestazione della CGIL a sostegno delle proprie rivendicazioni sulla previdenza e per ottenere dal governo risposte concrete su sviluppo e occupazione. Il sindacato punta a sbloccare l'innalzamento illimitato dei requisiti per andare in pensione e a garantire ricambio generazionale, lavoro dignitoso e un futuro previdenziale ai giovani. Lavoro, pensioni, è cambiato davvero poco. Sono cambiate le briciole, perché i punti di fondo che il governo si era impegnato con i sindacati a modificare la Fornero non ci sono, le pensioni di garanzia per i giovani non ci sono, l'uscita flessibile da 62 anni non c'è, il lavoro di cura non è riconosciuto, per le donne c'è l'innalzamento a 67 anni e in più per quello che riguarda i lavori gravosi e i lavori usuranti si continua a scegliere tra lavori gravosi, non si riconosce invece la quantità complessiva dei lavori gravosi, quindi per quello che ci riguarda questa partita deve rimanere aperta, noi chiediamo al Parlamento di fare delle modifiche, in ogni caso siccome siamo già in campagna elettorale il prossimo governo, qualunque esso sia, deve sapere che deve cambiare la legge Fornero e che la CGIL insieme ai lavoratori è pronta a battersi per ottenere questo risultato. Di fatto sembra una situazione senza ritorno però. No, senza ritorno non c'è mai nulla, semplicemente siamo in presenza di un Parlamento che deve decidere se accettare o no delle modifiche e in ogni caso siamo di fronte al fatto che tra un po' ci sarà un nuovo governo. CNR con maschere bianche cosa significa? Rappresenta l'anonimato per definire praticamente l'unità del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche che è tutto uguale e che quindi di fatto ha diritto ad ottenere un lavoro. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche in quanto ente, più grosso ente di ricerca vigilato dal MIUR, costa del 40% di precariato distribuito tra ricercatori, tecnologi, tecnici e tecnici amministrativi. Siamo in occupazione permanente dal 12 giorni e oggi siamo scesi in piazza di fatto cogliendo l'occasione di poter protestare e sfilare per dire basta ai tagli di finanziamento e per cercare di sensibilizzare il governo affinché vengano posti delle porzioni economiche che possono essere dedicate al processo di stabilizzazione, visto che quest'anno ci è stato dato la possibilità di utilizzare uno strumento che è il decreto Madia che opta per il processo di stabilizzazione per quanto riguarda i precari storici. E quanto prende al mese? 260 euro. Riesce a vivere? No, come posso vivere? Abbiamo da difendere le pensioni di chi ha lavorato una vita, ma abbiamo da difendere anche i posti di lavoro dei giovani che non trovano collocazione. Sicuramente la permanenza in servizio e l'aumento dell'età pensionabile porta a una diminuzione dei posti che non possono essere occupati dalle nuove leve. E oggi siamo in piazza per rivendicare il diritto al lavoro e il diritto alla giusta pensione. Non è possibile continuare ad aumentare l'età pensionabile e i lavori gravosi non sono solo quelli che sono previsti, ce ne sono tanti altri. Siete invecchiati precocemente. Sì, siamo invecchiati precocemente e il rischio è che quando arriveremo in pensione ci arriveremo con le barbe lunghe e saremo stanchi e usurati da anni e anni di lavoro. Sembra una situazione di non ritorno e forse il sindacato ha anche delle colpe. Ma guardi, pensare di discutere oggi sui limiti e sui ritardi del movimento sindacale è un grande errore. Noi sappiamo soltanto che questa legge del Fornero non soltanto fa sì che tanti migliaia di lavoratori e lavoratrici a un'età adulta non riescano ad andare in pensione, ma soprattutto non dà prospettiva ai giovani, perché se vogliamo dare una prospettiva ai giovani dobbiamo favorire la fuoriuscita delle persone adulte dal mondo del lavoro. Tutte le categorie in piazza, qua non manca proprio nessuno. Non solo tutte le categorie in piazza, ma ci sono anche gli studenti, ci sono delle personalità, c'è del mondo della cultura, del mondo dell'arte,
della magistratura, eravamo un momento fa proprio con Peppino Di Lello, ex senatore e facente parte del gruppo antimafia assieme a Falcone e Borsellino. Non siamo soli, i lavoratori siciliani, i lavoratori meridionali, i lavoratori italiani non sono soli. Il tema delle pensioni è un tema importante, il nostro paese ha bisogno di un nuovo patto sociale, di un nuovo patto generazionale, dove si deve mettere al centro il tema del lavoro, il tema della quantità del lavoro, della durata e dei diritti. Soltanto dentro un processo di diritti al lavoro e nel lavoro ci possono essere salari adeguati e quindi ci possono essere contributi adeguati per avere una pensione tranquilla. Voi rimpiangete di non esservi battuti di più qualche anno fa? No, noi ci siamo battuti, probabilmente non così adeguati, ma bisogna sempre inquadrare il contesto. La situazione delle carceri in Sicilia. Quali sono le criticità e le problematiche più urgenti da affrontare? Lo abbiamo chiesto al provveditore dell'amministrazione penitenziaria per la Sicilia, Gianfranco De Gesù. Allora, l'amministrazione penitenziaria in Sicilia è in una condizione che è paragonabile a quella degli altri provveditorati in Italia. Noi abbiamo un dato, per la verità, più confortante rispetto alle altre regioni, nel senso che abbiamo un numero di detenuti che in questo momento è leggermente inferiore alla capienza. Purtroppo scontiamo il peso di una situazione strutturale in alcuni istituti non ottimale, alla quale stiamo cercando di mettere rimedio negli ultimi anni, ma abbiamo dalla nostra il vantaggio di aver nell'ultimo anno attivato 3 nuove strutture a 200 posti che sono perfettamente funzionali presso le sedi di Agrigento, Caltagirone e Siracusa. Quindi stiamo, diciamo, rinnovando il nostro patrimonio edilizio e lo stiamo migliorando. Stiamo anche investendo molto in sistemi di controllo remoto e di automatizzazione dei sistemi di controllo. Questo anche allo scopo di contemperare il problema della riduzione dell'organico del personale che si occupa della custodia, che è un problema nazionale, perché recentemente gli organici delle forze di polizia sono stati, per così dire, tagliati. Il corpo di polizia penitenziaria ha avuto un taglio a livello nazionale di circa 4.000 unità e la nostra regione a sua volta ha dovuto pagare un prezzo rispetto a queste decurtazioni, che però è, diciamo, inferiore rispetto ad altri provveditorati, ad altre regioni alle quali noi ci possiamo confrontare, come ad esempio la Lombardia, la Campania e il Piemonte. Traffico di olio lubrificante di provenienza sconosciuta, in violazione delle norme sul trasporto e lo stoccaggio dei combustibili. È quanto hanno scoperto i finanzieri di Palermo che hanno fatto scattare l'operazione Oil Box. Traffico di olio lubrificante di provenienza sconosciuta, in violazione delle norme sul trasporto e lo stoccaggio dei combustibili. È quanto hanno scoperto i finanzieri di Palermo che hanno fatto scattare l'operazione denominata Oil Box. Un continuo andirivieni di furgoni pronti al successivo carico e scarico ha insospettito le Fiamme Gialle, entrate in azione alle prime ore del mattino all'interno della sede operativa di una ditta dedita da anni alla vendita al dettaglio di ricambi di auto. Qui sono state trovate migliaia di lattine di flaconi di olio lubrificante tenuti senza alcuna cura delle prescrizioni sulla sicurezza della conservazione di liquidi infiammabili e quindi altamente pericolosi. Tra batterie, rotoloni di carta, supporti meccanici ed utensili vari nel box magazzino è stata inoltre rinvenuta, ben occultata da una parete costituita da materiale plastico, una gigantesca cisterna di olio lubrificante di provenienza sconosciuta. Complessivamente il lubrificante sequestrato sfiora i 18.000 litri per un valore stimato di circa 95.000 euro. Il titolare della ditta, un palermitano di 45 anni, è stato denunciato per contrabbando di prodotti energetici e per l'omessa denuncia di un ingente quantitativo di prodotto infiammabile detenuto in assenza del prescritto certificato di prevenzione degli incendi. Proseguono intanto gli accertamenti dei finanzieri per appurare la reale provenienza e la destinazione del prodotto, nonché per ricostruire il giro d'affari della ditta che per adesso ha evaso al fisco circa 7.000 euro di imposte di consumo.
bufera sull'ultimo consiglio comunale di Trabia del 30 novembre scorso. Durante i lavori d'aula si è verificato un episodio anomalo e preoccupante. I consiglieri comunali lanciano un allarme. Ecco perché. Due fatti sono successi gravi. Uno, l'atto che è stato del Presidente del Consiglio, che ha tentato in tutti i modi, calpestando la dignità e l'autonomia che è quella del Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale, lo ricordo a tutti, è sovrano. Se il Consiglio Comunale decide di trattare anche in via eccezionale degli emendamenti su delle proposte nel Consiglio Comunale, delle delibere che sono portate, lo può fare in modo autonomo, non obbligatoriamente autorizzato da nessuno. E invece il Presidente del Consiglio ha tentato in tutti i modi, con atti vessatori e anche intimidatori nei confronti di tutta l'assise consiliare, non permettendo la trattazione di alcuni emendamenti che erano importantissimi per le persone sia disabili che delle persone della protezione civile. L'altro aspetto grave, direi anzi gravissimo, è l'uscita e l'abbandono del vice segretario comunale, che ricordiamo in quella seduta comunale sostituiva il segretario assente. Un segretario comunale, ricordiamo, che ha le funzioni consultive all'interno della seduta consiliare e verbalizzante, rappresenta il notaio del Consiglio Comunale. È gravissimo che lui abbandoni l'aula soltanto per protesta, non è un politico, lui è un notaio che rappresenta lo Stato. Certamente un episodio a memoria storica mai accaduto nel comune di Trabia. E questa cosa deve fare riflettere tanto. Noi comunque abbiamo proseguito i lavori consiliari in quanto il 30 novembre era la scadenza dell'assestamento di bilancio, sostituendo la figura del presidente con la consigliere più anziano, che era il consigliere San Filippo, e sostituendo il segretario con il consigliere più giovane di età, che era il consigliere Farrugia. Ci siamo presi la responsabilità che il gruppo di maggioranza non ha preso in Consiglio Comunale nei confronti della cittadinanza. Da un punto di vista normativo, durante la seduta si è fatto riferimento a due regolamenti consiliari, ovvero il regolamento relativo al funzionamento del Consiglio Comunale, il quale prevede che gli emendamenti da parte dei consiglieri comunali possano essere presentati anche 24 ore prima e la cui trattazione in questo caso viene autorizzata dalla maggioranza del Consiglio Comunale durante la seduta. L'altro regolamento a cui si faceva riferimento è il regolamento di contabilità, che per quanto riguarda lo schema di bilancio prevede che gli emendamenti debbano essere presentati 24 ore prima della seduta consiliare, ma per quello che riguarda il punto all'ordine del giorno di quella seduta del 30 novembre, ovvero l'assestamento di bilancio, non è previsto un termine di consegna di 24 ore, quantomeno all'interno del regolamento non è specificato questo termine di consegna. Di conseguenza, diciamo, i regolamenti a cui si faceva riferimento durante tutta la serata sono stati questi due. Nel momento in cui io ho presieduto in qualità di consigliere anziano durante la seduta di Consiglio Comunale, si è fatto riferimento espressamente, leggendo la pagina, l'articolo e il comma del regolamento di contabilità in relazione all'assestamento di bilancio, e a quello si è fatto riferimento, nonché all'articolo del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, che prevede appunto la possibilità di autorizzazione da parte del Consiglio Comunale durante la seduta. Noi segnaleremo tutto alle autorità competenti, perché non è una cosa normale che possa rimanere in questa maniera. E soprattutto quello che ci preme dire è arrivato probabilmente il momento di dire stop a tutta questa situazione. Questa amministrazione, credo che dopo 2 anni e mezzo, perché proprio oggi compie 2 anni e mezzo dal loro insediamento, non ha portato a compimento nessun punto del programma di cui era stato fatto durante la campagna elettorale, e quindi probabilmente io chiedo alle forze politiche del nostro Paese e soprattutto all'amministrazione attiva di dimettere il mandato ai cittadini, e chiedo veramente di fare un atto di coraggio, perché non ci sono più i numeri. Questa amministrazione non ha più la maggioranza, deve rendersi conto che, perché è chiaro ed evidente che non c'è più maggioranza. In questa maniera non si può continuare. Chiedo a tutte le forze politiche, anche noi consiglieri, di dimetterci e andarcene tutti a casa. Al comune di Gela è stato pubblicato l'avviso per la costituzione della consulta giovanile. Soddisfazione è stata espressa da Alessandra Ascia, la presidente del Consiglio Comunale, che ha approvato il relativo regolamento lo scorso 26 giugno.
l'atto di unione unita è stata voluta fortemente dall'intero Consiglio Comunale, che ha votato all'unanimità e appunto con delibera di Consiglio Comunale l'istituzione della consulta giovanile. Una consulta, dobbiamo dire, che ovviamente è stata voluta da alcune associazioni, le prime associazioni giovanili gelesi, che si sono fatti da promotori. E insieme abbiamo lavorato anche insieme alla Commissione per la redazione di questo regolamento. E i ragazzi hanno dimostrato di saper lavorare insieme, perché gli stessi hanno proposto appunto il regolamento che prima loro stessi avevano condiviso. E dimostrano una grande maturità in un momento in cui la città vive una crisi complessa, la stessa cosa quindi di riflesso, diciamo, la politica, in un momento in cui i giovani sono fortemente demotivati dalla stessa, quasi, diciamo, mostrando un disinteresse nei confronti dei problemi della città e della politica. Ecco che questo è un momento importante, ritengo che era anche doveroso, perché sono appunto la futura classe dirigente e sono i futuri padri di questa città, e quindi per questo motivo farli autori e finalmente attori anche di una consulta che avrà dei compiti molto importanti, perché si potrà occupare di tutti i temi che riguardano appunto la città, e insieme appunto al Consiglio Comunale e al supporto anche dell'amministrazione potranno finalmente capire cosa significa pubblica amministrazione e cosa significa anche creare quelle politiche positive per il benessere dei cittadini gelesi. La consulta, diciamolo, che è uno strumento democratico molto potente, che di fatto allarga la partecipazione all'attività della vita della città in modo molto forte, mettendoci nelle condizioni di vedere il punto di vista dei giovani, perché ogni segmento d'età, ogni tipologia di professionista può avere delle peculiarità che magari non vengono colte dalla gestione normale dell'amministrazione, invece le consulte consentono di poter raccogliere quelle stanze che migliorano gli atti amministrativi della città. Quindi deve essere tenuta nella massima considerazione, ma soprattutto diventa uno strumento per poter avere un buon governo della città. E quindi io devo augurare un buon lavoro ai ragazzi, che si avvicinano in modo costruttivo, analizzando quali sono i problemi dal loro punto di vista e potendo affiancare la Giunta, il Consiglio Comunale, le commissioni, per poter trovare anche delle soluzioni condivise, e quindi sicuramente che rispondono alle esigenze. Ieri sera in piazza Castelnuovo a Palermo sono state accese le luci dell'Albero dei Desideri, proveniente da Petralia Sottana e donato alla città di Palermo dalla Forestale nell'ambito di un programma di gestione controllata della flora. L'albero è stato infatti decorato con il contributo della Fondazione Lenetun da tanti piccoli artisti ricoverati all'ospedale civico, che hanno modellato l'argilla per esprimere il desiderio più grande: guarire. Quest'albero senz'altro intanto restituisce a questa città un luogo di accoglienza per i bambini adeguato, ed è con soddisfazione che il nostro ospedale pediatrico è stato riportato alla fruizione di tutti i palermitani e di tutti i bambini. Accende senz'altro delle speranze, perché vogliamo consolidare il percorso che è stato intrapreso negli anni passati, e in un periodo che oggettivamente ognuno di noi dedica alle speranze, ai sogni, noi abbiamo da un lato la realtà di un ospedale che funziona, tanti bambini che ricevono le cure di tanti professionisti che io oggi ringrazio, e per il futuro un percorso ormai avviato verso la possibilità di un luogo di cura attento. Grazie a tutti i volontari e grazie anche alla Fondazione TUN, che ci ha aiutato in questo percorso per restituire serenità a questi bambini in un momento un po' più difficile della loro vita. Eccellenze italiane riunite sotto l'albero di Natale di Piazza Politeama. Sì, per fare gli auguri ai bambini dell'ospedale pediatrico di Palermo e a tutti i nostri bambini. Siamo venuti qui ospiti del direttore generale dell'ospedale di Cristina
per accendere insieme questo albero. È un albero che ci auguriamo porti non soltanto i migliori auguri a tutti i pazienti e ai piccoli pazienti ricoverati qui a Palermo, ma a tutti i bambini che a Natale soprattutto hanno bisogno di una speranza. E la speranza in questo caso è non solo la guarigione, ma è ottenere le migliori cure nei nostri ospedali. Vuole ricordare chi siete qua da tutta Italia in favore dei bambini? Certamente, io vengo da Genova, dall'ospedale Gaslini, con me ci sono gli altri colleghi direttori generali dell'ospedale Meyer di Firenze, Alberto Zanobini, dell'ospedale scientifico, dell'istituto scientifico Burlo Garofalo di Trieste, Gianluigi Scanapieco, e dell'ospedale dei bambini di Brescia, Raffaele Spiazzi. Il primo albero di Natale dei tanti che saranno collocati in tutta la città in attesa dell'accensione, come sempre ogni anno, il 7 dicembre delle luminarie per preparare il Natale e il nuovo anno. In questo caso, grazie alla Fondazione TUN, si è realizzato uno straordinario coinvolgimento dei bambini che sono ospiti dell'ospedale dei bambini e sono presenti a questa manifestazione anche i direttori dei più importanti ospedali dei bambini d'Italia. Conferma di questo collegamento che il Natale ci consente di realizzare tra una grande festa e i bambini che soffrono negli ospedali palermitani. Dopo Palermo la stessa cerimonia si svolgerà in altre città d'Italia la prossima settimana a Milano. Invece cosa porterà questo Natale ai palermitani? Ma spero che porti tanta serenità e soprattutto la convinzione di proseguire su un cammino di cambiamento che finalmente non ci fa più vergognare di essere cittadini di questa città. Sì, stasera è una notte importante, un legame molto forte che l'azienda e la famiglia TUN ha già mia nonna con Palermo e col sindaco Orlando, e mi fa doppiamente piacere essere la terza generazione dentro a portare questo avanti. Oggi illuminare l'albero per noi è meraviglioso, vedere i bambini con un sorriso è quello che conta. Due grandi serate al Teatro Massimo di Palermo con Ludovico Einaudi, compositore e pianista celebre nel mondo per i suoi concerti e le sue colonne sonore. Domani alle ore 20:30 sarà accompagnato dall'orchestra del Teatro Massimo diretta da Carlo Tenan. Lunedì prossimo alle 20:30 suonerà da solo, annunciando direttamente al pubblico il programma. Due grandi serate al Teatro Massimo con Ludovico Einaudi, compositore e pianista celebre nel mondo per i suoi concerti e le sue colonne sonore. Domenica 3 dicembre alle 20:30 sarà accompagnato dall'orchestra del Teatro Massimo diretto da Carlo Tenan. Lunedì 4 dicembre alle 20:30 suonerà da solo, annunciando direttamente al pubblico il programma. La prima parte del concerto di domenica vede in programma la sua I giorni suite per pianoforte e orchestra del 2002. Composizione nata da un viaggio in Mali con l'amico musicista Toumani Diabate, dove Einaudi ha ascoltato la melodia africana. La seconda parte del concerto comincia invece con un omaggio a Luciano Berio, di cui Einaudi è stato allievo. In programma le quattro versioni originali della Ritirata notturna di Madrid di Luigi Boccherini. Sovrapposte e trascritte per orchestra, realizzate nel 1975 da Berio per un concerto dell'Orchestra del Teatro alla Scala. Il quintetto di Boccherini, musica notturna delle strade di Madrid, è una delle più note descrizioni musicali di un ambiente sonoro e si conclude appunto con La Ritirata, una serie di variazioni sul tema suonato dalla Guardia Notturna di Madrid. Poi, spazio nuovamente alle composizioni di Einaudi con Wetlands per orchestra, Primavera per pianoforte e orchestra, Divenire per pianoforte e orchestra, Wetlands, composto nel 2012, è stato commissionato dalla National Center of Performing Arts di Pechino per essere eseguito in concerto il 5 giugno 2013 in occasione del World Environment Day Concert. Lo scopo era quello di attirare l'attenzione su alcuni dei principali temi legati all'ambiente e la scelta di Einaudi cadde sulle wetlands di zone umide, cioè quelle che la Convenzione di Ramsar del 1971 definisce come le paludi e gli acquitrini, le torbiere oppure i bacini naturali artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata. Un pezzo per orchestra che riflette sull'elemento dell'acqua e sui differenti modi in cui interagisce e si combina con la terra. Scrive Ludovico Einaudi: mentre componevo questa musica non volevo descrivere con eccessiva precisione qualcosa di specifico. Non volevo scrivere un pezzo di musica a programma in cui la musica segue passo per passo un processo visuale. Si tratta più di una meditazione su un tema che della rappresentazione del tema. Anche
anche di venire, concerto per pianoforte, orchestra, archi e due arpe, richiama l'interesse per i temi ecologisti di Ludovico Einaudi. In primo luogo perché di venire è stato commissionato nel 2002 dal Festival I Suoni delle Dolomiti, che ogni estate porta musicisti e ascoltatori a vivere esperienze eccezionali con la musica all'aria aperta e ad alta quota. Si articola in sei movimenti. Se si eccettuano l'adagio iniziale, che ha funzione di introduzione, e il penultimo movimento, anch'esso adagio, l'indicazione per tutti i movimenti è andante con moto, proprio ad indicare il movimento e la trasformazione continui. Ritornano in TV e ritornano ad occuparsi del Palermo Calcio. Si tratta di Guido Monastra, Salvatore Geraci e Carlo Vizzini. Da lunedì su Tele One, Petali di Rosa. Torniamo su Tele One, e quando dico torniamo uso il plurale perché ci sono come compagni di viaggio due personaggi straordinari per me e per la televisione locale siciliana, che sono Salvatore Geraci e Carlo Vizzini, che non hanno bisogno di presentazione. La trasmissione sportiva si chiamerà Petali di Rosa, riprendendo anche un vecchio marchio. L'entusiasmo però è nuovo, è l'entusiasmo di chi vuole raccontare le vicende del Palermo. E grazie al cielo non mancano mai argomenti di discussione in una società oggi quanto mai tribolata. Quindi tutti i lunedì alle 21 su Tele One, poi con repliche anche in altri orari, in altri giorni anche su TVM, torniamo con l'informazione giornalistica che mi auguro possa incontrare la soddisfazione del pubblico. Ovviamente ci sarà spazio anche per la interazione dei tifosi, con messaggi, con le domande che arriveranno da parte dei telespettatori, con la collaborazione di una testata giornalistica prestigiosa come Stadio News. Insomma, stiamo cercando di fare le cose per benino. Parlando di Palermo, non soltanto calcio giocato, ma anche cronaca. E direi proprio di sì, perché lunedì la prima puntata sarà a pochissime ore di distanza dall'inizio di una partita che i tifosi guardano con molta apprensione, che è quella che si giocherà nelle aule del Tribunale con l'inizio di tutta la procedura prefallimentare. Cosa succederà al Palermo? Fallirà? Non fallirà? Può salvarsi? Può esserci qualche scenario che non sia apocalittico? Parleremo proprio di questo con una puntata, direi, monotematica e se mi consentite anche le virgolette, esclusiva, con documenti, con tutte le risposte alle domande che in questi giorni stanno arrivando da parte dei tifosi. Penso, spero di non deludere nessuno, anche perché, ripeto, con Salvatore Geraci e Carlo Vizzini, due compagni di viaggio straordinari, abbiamo ormai esperienza televisiva di numerosi anni, non diciamo neanche quanti, e quindi l'appuntamento è a cominciare dal prossimo lunedì alle 21 su Tele One, ma per tutti i lunedì da qui fino a quello che speriamo sia il ritorno in Serie A. Appunto per questo, il Palermo viaggia a gonfie vele in questo momento, anche se è molto criticata qui a Palermo, fa risultati. Sarebbe davvero un peccato se dovesse arrivare questo fallimento. Ma ancora parlare di fallimento mi sembra prematuro. Diciamo che c'è il pericolo del fallimento, che c'è una situazione poco chiara e certamente non tranquillizzante. Sotto il profilo tecnico sono d'accordo con te che il Palermo è una squadra certamente attrezzata per il salto in Serie A, anche perché abbiamo visto che in questo primo terzo di campionato non ci sono squadre particolarmente ambiziose o particolarmente forti. Il Palermo ha sicuramente la struttura tecnica per resistere fino all'ultimo. È chiaro che il campionato è lungo, non ci siamo dimenticati della Serie B, anche quando 4 anni fa siamo risaliti con la guida di Iachini, fu un campionato che partì con qualche difficoltà e che soltanto nella seconda parte, diciamo da febbraio in poi, è diventato una cavalcata trionfale, terminata poi anche con i record. Ci auguriamo che sia così anche quest'anno, in un contesto ambientale sicuramente molto più difficile, e questo è inutile nasconderselo, con molti più vuoti allo stadio,
con qualche critica in più e soprattutto con molte preoccupazioni in più che derivano proprio da questa istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica, che immagino occuperà le cronache non soltanto sportive delle prossime settimane. Ed è tutto per questa edizione, vi ringraziamo per la gentile attenzione prestata, augurandovi un sereno fine settimana.